Ragazzi, se questo video arriva a 4.000 mi piace, farò un video in cui mi dichiarerò a dei Merin. Promesso. Anzi, no, scherzo. 8.000. Dai, 10.000. Facciamo 10.000, lo farò. Perché mi vergogno. Comunque, ragazzi, la sua risposta alla mia domanda è stata questa. Bella gente di Shikoku, io sono Luke e oggi ragazzi abbiamo organizzato un'intervista doppia tra le due skin più artistiche e creative di tutta l'isola di Fortnite, ossia Tecnica e Pinnacotecnica. Ragazzi dei 4.000, anzi 10.000 mi piace, ve l'ho già detto, quindi vi ricordo come al solito che se inserite il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate ragazzi in una storia in cui shoppate qualcosa, qualsiasi cosa che vi piace, noi non solo vi reposteremo la storia, ma in più ragazzi sbloccheremo i direct e più o meno riuscirò a rispondervi tutti i giorni ai messaggi, che così potremo parlare insieme. Ci tengo ragazzi a ringraziare tantissimo Annalisa, che è stata la voce di Tecnica e Pinnacotecnica, e se volete sentire magari qualche altra cosa doppiata da lei, trovate il suo link di Instagram qui sotto in descrizione. Ti ringrazio tantissimo e detto ciò, ragazzi, buona visione. Ehi, come va? Vi è piaciuta l'intervista a sorpresa di Drift e Driftina di settimana scorsa, eh? Beh, a Katy non è piaciuta molto. Comunque, oggi ho deciso di invitare le due skin più creative di Fortnite per parlare un po' della situazione attuale di Pinnacoli. Poi vi spiegherò tutto nei minimi dettagli. Ora preparatevi, inizia l'intervista. Nome. Pendentina, ma chiamami pure Pende. Pinnaco Pendentina, e chiamami con il nome intero. Non mi piacciono i nomignoli. Nome della tua skin. Tecnica. Pinnaco Tecnica. E ricordati che si scrive con la K. Ok, mi ricorderò. Quanti anni hai? 16. Anche io. Dove sei nata? Nella mia amata Pinnacoli Pendenti. Mi manca tantissimo. Ricordo ancora la quantità infinita di mattoni che potevo fare in quella città, la legna che raccoglievo dai mobili e dai pallet. L'edificio sempre in costruzione, con il passare delle stagioni che veniva sempre distrutto. La torre dell'orologio. Mi manca tutto di quella città. Tutto. Ricordo ancora le giornate passate a fare i graffiti sui muri per esprimere la mia creatività. Ho passato tutta la stagione 5 a Quella non era la vera Pinnacoli. La vera Pinnacoli ha iniziato ad esistere dopo la stagione 8, con l'esplosione del vulcano. Addio al vecchio e benvenuto al nuovo. Quello significa arte. A che servono i palazzi distrutti e fatiscenti quando puoi avere una città interamente futuristica? Ti rendi conto che voi sfigati siete a piangere per una città orribile come quella? Beh, sinceramente, ora come ora nessuno sta più piangendo per Pinnacoli. La nuova città Pinnacoli piace a tutti. Non a me. E nemmeno a me. Ehi, ok, sono gusti personali, tranquille. Professione? Pittrice. Tatuatrice. Ah sì, quindi il fatto che siate nate in due universi differenti ha fatto sì che le vostre passioni siano un po' diverse. Wow, hai tatuaggi? Le passioni sono le stesse, solo che una macchinetta per i tatuaggi costa un po' troppo. Comunque sì, ho una bellissima decorazione sul mio braccio sinistro. Sì, ho tutto il sinistro tatuato. Quanto contano i V-Bucks nella tua vita? Nella Pinnacoli del passato i V-Bucks non mancavano per nulla. Si stava benissimo. Con la nuova Pinnacoli siamo rimasti tutti disoccupati perché i droni facevano il lavoro al posto nostro. E in questa Pinnacoli si sparano tutti a vicenda. Diciamo che qualche V-Bucks in più mi farebbe piacere. Non ne ho più bisogno. Ormai con la mia arte da strada e con i miei tatuaggi ho guadagnato abbastanza per essere tranquilla tutta la vita. Poveracci. Qual è la tua skin preferita? Mi piace tantissimo Catalizzatore. Mi piacciono un sacco i suoi capelli. Ranger dell'amore perduto. Rispecchia il mio stato d'animo. È solo, è arrabbiato e non ha paura di niente e di nessuno. E dai, fammi un bel sorriso ogni tanto. Su che console giochi? Purtroppo, ora come ora, mi sono presa una pausa da Fortnite.
La Play mi si è rotta e non posso permettermene un'altra. Prendi la mia, se vuoi ne ho due. Davvero? Posso? Sì, ma non perdere tempo inutilmente per ringraziarmi con parole inutili. Grazie mille! Sei un tesoro! Sei unica al mondo! Ecco, ti pareva. L'ho appena detto. Cavoli, questa non me la sarei mai aspettata da Pinnacotecnica. Brava! Qual è la cosa che ti spaventa di più in assoluto? La solitudine. Nulla. Piatto preferito? Carbonara, ricetta classica. Ragazzi, facciamo una cosa. Scriveteci nei commenti qual è il vostro piatto preferito. Il tuo, Luke, qual è? È la pizza, lo sanno tutti. Non c'è bisogno di chiederlo. Comunque sono vegana. Mi piace l'insalata con i pomodorini. Ti ritieni una persona felice? Abbastanza. Ho vissuto tempi migliori, ma non posso lamentarmi, dai. Sì, un po' insoddisfatta dalla schifezza che c'è in giro ora a Pinnacoli, ma sì. Bene ragazzi, direi che è durata abbastanza questa intervista. È arrivato il momento di farci sentire. In che senso? Non capisco. Nel senso che non è giusto che voi non possiate vivere tranquillamente nella vostra città solo perché dei nemici continuano ad utilizzare la violenza. E quindi? Che possiamo fare? Quindi possiamo dimostrare loro chi è il più forte e far vedere che Pinnacoli è la città del denaro, non della violenza. Siete pronte? Per cosa? Ho un po' paura. Sono nata pronta. Non preoccupatevi. Ora farete vedere ai nemici che non devono più permettersi di venire a Pinnacoli. Complimenti, ragazze! Li avete fatti fuori tutti! Sì, ora... Ora Pinnacoli è nostra. No, beh, non è proprio vostra. Alla fine ci sono tutte le persone... Oh, sì! D'ora in poi si chiamerà Pinnacoli Pentecnica. Mi piace come nome. Sono felice che finalmente iniziate ad andare d'accordo. Fuori! Cosa? Fuori dalla nostra città. Ma come? Vi aiutate a fare pace? Vi ho fatto delle domande. Vattene! Ehi, ok, scusami. Mamma mia. Ehi, ma voi che ci fate qui? E niente ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo momento del video. E se ci siete arrivati ragazzi, siete dei verissimi sushini. Quindi vi mando un altro bacione, perché siete veramente i numeri uno ragazzi. Quelli che usano il codice Shiko ci supportano tantissimo senza neanche accorgersene. Veramente siete i numeri uno. Ora ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace a questo video e di seguirci anche su Instagram e su Twitch, perché mettiamo un sacco di foto ignoranti e perché ci farà che è praticamente sempre in live. E per ora ragazzi, io non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi. Vi ricordo che sta per partire un video in cui vedrete la promozione di queste magliette super fighissime del Super Sushino. Per ora io non posso fare altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella!